accesso ad acque terme. Abbiamo realizzato alcune scene di questo cortometraggio che si intitola Effetto Farfalla. Sono Federico Cartolano e ho scritto la sceneggiatura di questo corto che state per vedere. Sostanzialmente si segue la storia di cinque ragazzi in una tipica serata acquese. È stato bello girare soprattutto in questa città. Acque Terme è il nostro piccolo ma grande set. Io sono Alberto, ho guidato il drone nel corto di Valerio. Sono Chris Salvo di America. Abbiamo fatto l'audio in questo film. Per me è importante on a film to have a group together, to work as a team. And Valerio has put together just an amazing team to create an amazing. Per lui ovviamente è molto importante che si lavori insieme in un gruppo e Valerio nel creare i gruppi è sempre un grande. Una scena che mi è piaciuta anche girare è stata quella dell'incrocio in macchina ed è stata quella forse un po' più particolare perché siamo stati trainati da un carro attrezzi. Mi è venuto in mente un flashback immediato, la scena in cui Giada stava bevendo il suo spritz e se l'è rovesciato completamente addosso. Mi ha divertito un sacco approcciarmi a un mondo che non conoscevo. Vedere dietro le quinte di come funziona un mondo che io amo, che è quello del cinema, ma l'ho sempre fruito da spettatore. Abbiamo fatto i casting il 16 aprile 2016. Che giorno era? Il 16 aprile? Sì. Abbiamo fatto i casting il 16 aprile 2016 e abbiamo trovato dei ragazzi favolosi. Tutti bravissimi, tutti giovanissimi e presto li vedrete all'opera. Non me l'aspettavo così bello. Non credevo. La gente dovrebbe vederlo per rendersi conto di quello che succede, di quella che è la realtà vera dei giovani, ma anche per capire cosa magari si può fare anche per divertirsi in altri modi. Ha un fondo morale perché comunque ti fa pensare. È il bello di questo corto perché oltre a farti divertire ci sono le battute eccetera, però ti fa anche pensare molto sulla questione dell'alcol. Noi abbiamo girato un corto, ma fosse successo davvero sarebbe stata una cosa tragica, veramente. Girarlo e allo stesso tempo vederlo sono due cose completamente diverse e ne vale veramente la pena. Mostra come i giovani possano divertirsi anche senza esagerare. Cioè, fatto da ragazzi così giovani per un tema così importante. È quando una piccola cosa, come il battito d'ali di una farfalla, può generare un uragano. È molto più di un semplice messaggio. È qualcosa che si capisce realmente solamente vedendolo. Come una scelta può generare un grande cambiamento. Lasciamo a chi è che guarda la facoltà di decidere e di valutare da sé che cosa è la storia e che cosa vuole comunicare. Venite a vedere questo cortometraggio. Buona visione, grazie a voi. Ci vediamo al cinema. 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 Cinema.